Ho deciso di fare la seconda puntata della ricetta dei poveri. Per chi non l'avesse seguita, su YouTube scrivete Davide Asta, ricetta dei poveri. È proprio povera, però è interessante. Questa volta proveremo a fare un risotto poverissimo, che più povero non si può. Però sempre con una pentola, vediamo se questa volta ci riesci. Userò sempre una pentola sola, l'acqua del rubinetto. Le pentole devono essere sempre grandi, 32 centimetri, antiaderente. Ve la faccio vedere bene. Questa qui è la pentola che va bene per fare il risotto. Poi ci ho messo 190 grammi di risotto. Una ricetta per una persona, per me, perché io ho fame e poi non ho nient'altro da mangiare. Questa è la mia Moco SB. È simpatica, ci porta fortuna. Questa qua la mettiamo qua, ci porta sempre fortuna questa. E allora cominciamo. I pezzi che non vi piacciono, ve lo dico sempre, di tagliarli. E se non vi piacciono del tutto, non guardatemi neanche. È una ricetta che ci vuole 20 minuti di cottura questa qua, quindi è un po' lunga. Porco cane, sbaglio sempre poco. Eppure la cucina è mia, non è di quell'altro. Ricordatevi l'olio. Questa volta il sale non sono ricordato, così non sposto la telecamera. Aggiungete un poco d'acqua. Tenete sempre un cucchiaio di plastica, in questo caso un altro cucchiaio per pulire l'altro cucchiaio. Adesso questo qua io lo metto sempre qua, poi voi mettetelo dove volete. E mettete subito un po' di olio. Chissà se questa volta riuscirò a usare una pentola sola, senza scolapasta, senza altra acqua calda a bollire. Come sempre sbaglio perché mi mangio le parole. Ho talmente fame che mi mangio anche le parole, se non vuole pure quello. D'altronde in quarantena, se non c'è niente, cosa devi fare? Devi usare quello che c'hai, usare un po' di fantasia. Lo fate andare un pochettino. Vedete che si è bevuto dell'olio, è proprio poverissima, più povera di così non si può. Fate andare un pochettino, così diventa più croccante, a farlo saltare un pochettino con l'olio. Adesso aggiungete l'acqua. Circa, in questo caso, alla fine di tutto saranno 2 bicchieri e mezzo più o meno. Allora, però qua dovete calibrare l'acqua giusta. Questo qua lo mettiamo qua, li metto tutti e due qua. Adesso prendiamo altra acqua fredda del rubinetto, va benissimo. E
risparmiate anche una pentola, eppure l'acqua e pure il gas. Adesso aggiungete l'altra acqua. Potrei anche sbagliare. Spero di fare giusto. In questo caso dovete calcolare l'acqua giusta, che poi si asciugherà tutto. Ecco, più o meno occhio, abbiamo fatto i due bicchieri. Per farvi vedere com'è la ciotolina e com'è un bicchiere, sono quasi simili, cambia poco. Adesso aspettiamo che bolle, e mi piace fare risotto perché i primi 10 minuti non c'è niente da fare, puoi farti anche gli affari tuoi e anche quelli dell'altro se vuoi. Poi prendete il sale, questa volta il mezzo cucchiaino ce l'ha proprio tutto. Mescolate un attimo, così il sale si mischia. Ora lo facciamo proprio senza niente, gli aggiungiamo un po' di formaggio. Anzi, adesso vado proprio ad aprire il formaggio. Formaggio, avevo questa, la bustina, parmigiano, senz'altro non sarà dopo, però bisogna anche accontentarsi nella vita. Ho aperto il formaggio, non mi piace lasciare in giro il formaggio fuori dal frigo, l'ho rimesso, poi lo riprendiamo dopo. Ecco, sta cominciando a bollire. Adesso meno lo toccate è meglio. Adesso bisogna aspettare 10 minuti, che piano piano si asciuga l'acqua del risotto. E poi uscirà l'amido. La voglia, il risotto ce l'ha sempre l'amido, non è come la pasta. Nel frattempo mi bevo un bicchiere d'acqua. Alla vostra salute, alla nostra e a quella di tutti quanti. È minerale l'acqua, non saprete mai la marca, arriva direttamente dalla fonte.
Io la bevo lo stesso, ti dico che faccio male. Sono tanti anni che la bevo. Per me è buona. Però se non volete berla, non dovete berla per forza. Tanto la dovete usare per cucinare. Non si scappa. Alla salute. Abbasso un po' il fuoco perché bollo un po' troppo. Quando vedete esageratamente schiuma in superficie, abbassate un pelino. Ecco, adesso va meglio. Qua dovete cercare di centrare bene la fiamma in mezzo alla pentola perché essendo ovale prende molto i fianchi. Faccio le cose. E adesso posso anche andarmene via perché si cucina da solo. È libero del risotto. Yeah. Non tutti sanno fare risotto. E tanti lo scolano. Però questa è una ricetta semplice, la base per poi fare qualcosa di più complicato. Magari una volta più avanti faremo qualche risotto come si deve, però siccome che il periodo è magro e sono rinchiuso in casa ancora per pochi giorni, spero, e uso quello che ho, bisogna accontentarsi, e se no che ricetta di poveri è? Risparmiamo pure il gas. In fondo all'anima troverai morire o vivere, io sono tu. Nel frattempo potete anche ballare, intanto che ascoltate la musica. E visto, è facilissimo fare questo, però alla fine dovete starci attenti. I primi 10 minuti vi potete anche rilassare, se poi volete che viene bene. Dovete stare molto attenti gli ultimi 10 minuti e soprattutto gli ultimi 5.
Io ci sono, sono nascosto. Se no il risotto non si cucina da solo. Ogni tanto tiro fuori la faccia. A fronte non avevo altro sistema. D'altronde, ho detto d'altronde, con la T. Vabbè, fa niente, pazienza. Questa è la diretta, quello che viene via. Ho dovuto mettere la telecamera sullo sportello della cucina. Non avevo altro sistema per fare questo video. Magari la prossima volta, per chi non l'ha visto, faremo un altro piatto di pasta con l'acqua del rubinetto fredda e la pentola sola. Salute, mi sarei fatto volentieri un bicchiere di vino, ma quello purtroppo non esce da me, anche se il bicchiere rosso posso far finta, con la fantasia si possono fare tante cose, posso far finta che è lui, è una marona. Ogni tanto mescolatelo, ma senza mescolare, fate così, tipo zigzag, tagliate. Appena comincia piano piano a uscire l'amido e scende il livello dell'acqua, lavorate sui fianchi, sennò poi si attacca. Siamo quasi a circa 9 minuti, guardate come si sta asciugando. Se non rimarrai fregati alla fine, anche perché aggiungiamo l'acqua fredda e quindi ci rallenta la cottura del fuoco. Aggiungiamo un altro fuoco di acqua fredda. Adesso vedete che rallenterà la bollitura. Totale della cottura dal momento che bolle 20 minuti. Con il riso Roma, arborio, basta che non mettete il cantonese, che non c'entra niente con questa ricetta qua, perché il cantonese è lavorato e non c'è amido, era molto raffinato. Penso che per adesso l'acqua dovrebbe bastare, perché non bisogna metterne troppa, perché sennò poi dopo la fine non riesce ad asciugarsi. Adesso siamo a 10 minuti. E da adesso in poi non me ne posso più fare gli affari miei e neanche quelli degli altri. Posso farmi solo gli affari vostri, perché sennò poi, se sbaglio, non si mangia.
intanto lavorate nei bordi. Abbasso un pelo perché bolli troppo. Perché più asciuga l'acqua e più i bordi vanno verso il fuoco con questo tipo di pentola qua. Vedete come si sta asciugando, sta uscendo tutto l'amido del riso. Porco cane, ma mi ho dimenticato un'altra cosa, ogni volta mi dimentico sempre qualcosa. Le finestre non ho dimenticato di aprire, per quello che sentivo un po' di vapore. Si sono appannati tutti i vetri. Pazienza, si spanneranno. Abbassiamo un pennino appena appena, un pennino un po'. Tra 2 minuti, che sono 15 minuti dal momento che è cominciata a bollire l'acqua, e aggiungiamo l'olio per finire la cottura e non fare attaccare il fondo del risotto. Il burro sarebbe meglio, però siccome che è una ricetta dei poveri e non c'ho niente, come sempre ho usato quello che c'avevo. Adesso bisogna stare attenti. Mancano 6 minuti, vedete che vado un po' più veloce, dopo voi aiutatemi abbassando un pelino il fuoco. Vedete come sta uscendo l'acqua? Ok. Adesso prendiamo l'olio, e se non è l'olio è il burro. Così è più salutare. Mettete un po' d'olio, non deve mancare mai. L'olio extravergine d'oliva, non l'ho detto ma si intende, sempre, se forte. Sempre extravergine d'oliva. E cominciate a girare. Adesso ve lo lavorate. Siamo a 15 minuti. Mancano 5 minuti. Abbassiamo un pelino il fuoco, alla fine fate sempre attenzione. Perché è il momento che si asciuga di più. Mancano 2 minuti.
ti mettiamo, ma proprio un goccino, una goccia e mezza, appena appena, per aiutare il fine cottura. Vedete com'è bello, bello pieno di amido. State sempre attenti alla fiamma del fuoco, più vi avvicinate alla fine e più rallentate la fiamma, abbassatela. Vedete com'è venuto? Io gli metto ancora, ma proprio un goccino appena appena. Non mettetene troppa di acqua. Quando dico un goccino, è un goccino, perché sennò poi non asciuga. E poi per farla asciugare vi tocca lasciare il riso sul fuoco, ma poi lo scuocete. 20 minuti sono sufficienti. E avete visto che l'olio è servito a non farlo attaccare alla fine. Abbassate sempre un pelino il fuoco. Siamo quasi alla fine. Ce l'abbiamo quasi fatta a cucinare il nostro risotto con una pentola sola, con l'acqua del rubinetto e basta. Abbiamo risparmiato una pentola, la pulizia della pentola e il gas della pentola. Cucina ricetta dei poveri a chilometri zero. Adesso, come sempre, quando non sapete gestire una cosa, spostate la pentola. Vedete come poi è basso alla fine fuoco? Adesso prendiamo il formaggio. Mettiamo un po' di formaggio. E finiamo di mantecarlo. Ho lasciato la fiamma accesa perché, siccome che il formaggio è già grattato, un pochettino attaccato, se vedo che non si scioglie bene, lo metto un attimo sul fuoco. Solo per sciogliere il formaggio. Spegniamo il fuoco. E ce l'abbiamo fatta. Il nostro risotto povero, più povero di così non si può, è pronto. E voi potete anche mettergli il gorgonzola per farlo meno povero, se vi sentite più ricchi di me. Però siccome che qua non c'è niente, perché non si può uscire, quello che c'è si usa.
buonissimo. Tanto alla fine il sapore gliel'ha dato il parmigiano. Ecco qua il nostro risotto in 20 minuti. Il bello che abbiamo usato una pentola sola, è quello che è stato bello, senza usare altre pentole e l'acqua del rubinetto freddo, che è sempre buona. Spero che anche questa seconda puntata vi è piaciuta e che vi serva a qualcosa, soprattutto chi non ha mai fatto risotto. Questa è la base. Se riesci a fare così, poi riesci a fare anche meglio. Il più semplice risotto, più povero, è buono lo stesso. Grazie per avermi seguito. Ho detto il segreto, sono proprio forte. Qua l'italiano è un po' difficile. Grazie ragazzi, siete forti. Al prossimo video, alla prossima ricetta. Questo è fuori onda, perché poi una volta che lo faccio in piatto me lo devo anche mangiare. Buonissimo. Il parmigiano è sempre buono in tutte le ricette, anche se non gli metti niente. Provate a farlo anche voi questa ricetta qua, poi mi dite se siete riusciti a farla con una pentola sola. Non è difficile, però risparmiate anche energia. È buono anche se non c'è niente a casa, è anche dietetico, per chi c'ha problemi il risotto della mia ricetta dei poveri è ottimo, per chi vuole mettersi indietro. Siamo come naufraghi, bagnati storti di sbattuti qua e là. Ciao ragazzi, grazie per avermi seguito. Come sempre ci vuole una bottiglia di vino, ma non ce n'è quasi. Quando finisce tutto vi farò un bel bicchierone. Ciao ragazzi, siete forti. Vado a finire il mio piatto. Stavo scherzando. Non è una moca USB. Però fa anche il caffè, è simpatica. Guardali come esce.